Buonasera, buonasera, benvenuti. Buonasera. Un applauso per favore, grazie. Un applauso. Allora, capisco, capisco che siamo in biblioteca e dovremmo tenere un... Piano. Pure te. Noi siamo i Bugiardini, appunto, e abbiamo l'onore di aprire questo, questo bellissimo evento. Collaboriamo con Formascienza e con la Sapienza da diversi anni e per noi è sempre molto molto bello cercare di unire la nostra arte, che è quella dell'improvvisazione teatrale, con la buona e bella divulgazione scientifica. Quindi, intanto vi chiedo, quanti di voi hanno mai visto uno spettacolo di improvvisazione teatrale? Qualcuno di voi l'ha visto? Poche persone, bene, eroi, eroi. Eroi, sono ancora qui, grazie per essere tornati. Per tutti gli altri, come funziona questo spettacolo che si chiama The Science Experience? Tra poco vi introdurremo la vera protagonista di questa serata, quindi noi saremo al suo servizio, al servizio della scienza, e ci faremo liberamente ispirare dai suoi racconti di vita. Quindi la nostra ospite ci dirà di cosa si occupa nella ricerca, quali aneddoti, quali cose ha vissuto in questa splendida vita da ricercatrice, e noi in maniera molto 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 libera e anche molto, un po' molto libera. E anche un po' ignorante, ci faremo ispirare per raccontarvi delle storie che potranno avere a che fare con la scienza, come no, sarà un flusso associativo libero, ma appunto il nostro ospite avrà anche un grandissimo potere lì sul tavolino dove fra poco si siederà, avrà il campanello dell'ignoranza. Quindi siccome noi siamo persone, si chiama proprio così, lo vendono così, sono andato al negozio e ho detto vorrei un campanello dell'ignoranza e mi hanno dato quell'oggetto lì, perché quando noi ci lanceremo con coraggio e sprezzo della nostra ignoranza appunto in ambito scientifico, andando un po' magari a curiosare in quello che è l'ambito della ricerca dell'ospite di questa sera, quando dovremo dire qualcosa di incredibilmente scientificamente inaccurato, inappropriato, cosa che è molto probabile che accada, il nostro ospite, parlo per me, il nostro ospite ci richiamerà all'ordine suonando appunto il campanello, e a quel punto ci faremo spiegare, saremo ben contenti di imparare e capire un po' meglio anche noi qualcosa, diciamo. Quindi speriamo che tutti ci porteremo da questa esperienza qualche insegnamento e qualche comprensione in più. Prima di cominciare ad introdurvi l'ospite, anche noi ringraziamo ovviamente Formascienza, la Sapienza, la Biblioteca Marconi che ci ospita, e lo sto per fare. Saluto Laura Maggi, che mi ricordo, soprattutto per le persone che sono in collegamento streaming. C'è il questionario. In questo momento, non mi ricordo cosa devo fare in questo momento. No, ma non ho capito che devo fare. C'è un questionario. C'è un foglio. Ah sì, vi ricordiamo che chiaramente non fisicamente, ma della pagina da cui state seguendo lo streaming, trovate un questionario che vi chiediamo cortesemente di compilare. Grazie, grazie mille. A questo punto direi che ci siamo, e quindi vi chiedo nuovamente un applauso per introdurre l'ospite protagonista di questa serata, Silvia Biancio-Antonio. È uno scienziata. Prego, buonasera. Ciao Silvia, possiamo darci del tuo? Ci possiamo dare del tuo? Va, fantastico, okay. Questo ci mette un po' più a nostro agio. Allora, di cosa ti occupi quindi tu di bello, cara Silvia? Vediamo come di conoscerci. Intanto mi è stato detto che mi devo presentare, giusto? Certo. Ok, allora io sono Silvia Di Angelo Antonio, insegno fisiologia alla Sapienza, ma lavoro anche all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e sono proprio una di quelle che cambia sempre idea, cambia sempre voglia di fare cose. Infatti sono fisica. In realtà sono fisica dopo il liceo classico, quindi già questo è qualcosa che è un po' strano. E poi sono passata alle neuroscienze e alla biologia, quindi alla neurobiologia, e quasi a una roba al limite del vicino alla biologia molecolare. Lo dici con un po' di pudore, cioè un po' sì, di perché un po' mi vergogno, soffro un po' della sindrome dell'impostore, che non sono mai in grado di fare quello che sto facendo e che lo faccio un po' così. Però sempre con un'attenzione tecnologica. Quindi, per esempio, quello di cui vi racconto è questa nuova pazzia degli ultimi anni, che è il tentativo di replicare in laboratorio degli organi tridimensionali che siano dei mini cervelli. Wow. Quindi, sì. Cosa? Sì, sostanzialmente utilizzare dei mini cervelli. Allora, già in generale dei mini organi, ok? Quindi provare a creare, non la vita, perché la vita no, però creare delle mini strutture che si possano fare tutte uguali, a partire, per dire, dalle tue cellule o dalle mie cellule. Partiamo dalle sue. Ci facciamo un po' poco, okay. Però io te lo dico.
però parliamo di mini cervello, quindi mini cervello già ce l'ho, il mini cervello è già mini, è già mini, quindi non ho bisogno di farlo più piccolo. No. Magari un mini cuore, quello tanto quello grande, grande, no? Grande, grande, mia, che grande cuore. Ok, quindi partire dalle cellule di una persona adulta, riprogrammarle alle loro cellule staminali, cosa che si può fare, hanno preso il premio Nobel 10 anni fa perché hanno inventato questa cosa di riprogrammare dalle cellule somatiche, cioè dalle cellule di una persona sana o paziente adulta, e farle tornare a cellule staminali. Che diciamo, io lo so, ma per Peppe le cellule staminali. Ora te lo dico, le cellule staminali sono quelle da cui grazie, ha origine ogni tipo di cellula del corpo umano. Quindi durante quando si formano, quando si umano o non umano, quando si forma un embrione e poi si sviluppa, le prime cellule vengono chiamate, diciamo così, cellule staminali, e da quello si possono, diventano cellule della pelle, dei muscoli, del cuore. Prima della specializzazione. Sì. Prima della specializzazione. Dopo il liceo. Okay. Prima si prendevano solo quelle embrionali, poi c'è stata la legge 40, in Italia non si può più fare niente, eccetera. Però per fortuna nel 2012 qualcuno ha preso il premio Nobel perché è riuscito a trovare il modo per riprogrammare le cellule adulte, quindi prendendole da un prelievo di sangue, da un'analisi delle urine, e farle ritornare cellule bambine. Cellule bambine che un tanto si autoreplicano e quindi uno ne può avere quante ne vuole volendo, e poi gli si può dire diventa muscolo, diventa cuore, vai diventa, per la tua strada, vai per la tua strada, fai quello che ti pare, io gli dico diventa cellule del cervello, perché mi piace quello, però potrei dirgli pure diventa un'altra cosa, ok? Vabbè, de gustibus. De gustibus. Cioè. Poi non paghi di questo, ci possiamo fare un sacco di cose, le possiamo fare quello che si chiama editing genetico, cioè fare dei piccoli tagli e cuci sul genoma, cioè cambiandogli il libretto di istruzioni, e quindi magari modificare alcune funzioni o provare a curare delle funzioni cambiate in una malattia. Non paghi ancora di questo, siccome le cellule non vivono piatte in due dimensioni come di solito si fa in laboratorio, noi insieme, non siamo mica gli unici, cerchiamo di farle vivere in 3D. Quindi o dicendogli autoassemblatevi come vi pare, però diventate degli organoidi di cervello, oppure proprio perché non sappiamo come perdere tempo, le mettiamo in un liquido che gli piace, una cosa che noi chiamiamo bioinchiostro, e le infiliamo in una stampante 3D. Quindi invece di mettere il filo di plastica nella stampante 3D e fare l'omino o il dinosauretto, mi piace oppure... stato che noi invece di stampanti 3D proprio normali le sappiamo a pari, no, è già in magia, no? Quello, cioè voglio dire, però capisci che ti ha detto dinosauri, cioè sta parlando a noi, che sta parlando a noi, l'omino, sì, oppure così. Il cioccolatino, no? Chiaro, o colare la pasta e fare una pasta con una fotta, fanno tutte queste cose, no? Certo. Poi un sacco di gente, ma come ci abbiamo, vabbè, non volevo. Siamo troppo curiosi, ci sono andati al governo dicendo che con le stampante 3D rivoluzionavano l'Italia, giusto? Bene. Ok. Bah, questo ho detto. Però. Ricordate il questionario intanto. Però con le stampanti 3D si può stampare anche altra roba. Si possono, usando quelle grandi stampanti 3D, si possono fare anche le case nei posti terremotati o dove ci sono state alluvioni. Oppure con la plastica si possono stampare le protesi, che è una cosa molto figa. Però a noi non ci piace lavorare con la plastica, siccome siamo cellulari, ci mettiamo le cellule insieme a questo liquidino e le facciamo colare con una specie di ago in tre dimensioni comandato da un computer, e ci costruiamo una mini struttura con l'architettura che decidiamo noi, e in modo tale da creare noi la rete delle cellule del cervello invece di farla creare a loro stesse. Quindi è materiale, diciamo, organico. Sì, cioè, però è in 3D. Qual è il vantaggio di stare in 3D invece che in 2D? Si vede meglio. Non solo, prova a comunicare in 2D o in 3D. Cioè, un conto è tu immaginati tutte queste cellule piatte che possono comunicare solo in questo modo, invece normalmente
non solo con i segnali, ma anche fisicamente le cellule comunicano in tutte le dimensioni. E quello che si è visto è che se passiamo da due a tre dimensioni, quindi come si dice tra fisici, qui c'era un matematico, giusto? C'è ancora, sì. C'è ancora. Aumentiamo di un grado di libertà, ok? In realtà altro che un grado di libertà. Queste cellule hanno molta più libertà e fanno molte più cose e diventano dei bellissimi modelli su cui studiare sia il funzionamento del cervello, sia studiare le patologie e provare a utilizzare le cellule dei pazienti invece che di un individuo sano, per quanto pure noi sani fino a un certo punto, se no saremmo qua, e studiare i meccanismi della malattia e eventualmente qualcuno più bravo di noi ci può anche testare dei farmaci. Quindi, diciamo, quando dicevi che creiamo dei mini cervelli, cioè non è che metti del materiale ed esce fuori proprio un cervello. Allora, escono fatto fuori quello come disegnerei io. No, non è proprio come disegneresti tu, okay. Però se vai a vedere come si vede al microscopio la struttura di un cervello umano, si formano, si chiamano delle stratificazioni di cellule che si dispongono su degli strati, e anche in questi mini cervelli si formano queste stratificazioni molto simili a quelle che avvengono durante lo sviluppo cerebrale. E questi sono quelli che tu hai chiamato organoidi. Organoidi. Che non sono, lo dico per parte, non sono i nemici di Dante. Ah, sono i meganoidi. Sono i meganoidi. Invece gli organoidi no. Cioè, diciamo, sono delle, replicano le funzioni di un organo senza esserlo, fondamentalmente. Senza esserlo. E lo utilizzate per studiare quello che invece, diciamo, di cui avremmo bisogno per aprire la testa, tipo a Silvia, per poterlo studiare. Esatto. Invece di aprire la sua testa o la mia testa, puoi provare a rifare, certo non tutto, però in parte puoi rifare alcune cose in laboratorio. Wow, fantastico, incredibile. Io ho un'ultima domanda, perché hai iniziato dicendo che sei una fisiologa. Sì. Ma fisiologia, no, per Fabrizio, sì. Che vuol dire? Aiuto, voglio aprire un mondo. Riconoscere persone. Allora, fisiologia viene dal greco, che è lo studio della natura. E l'idea, diciamo, la fisiologia studia in realtà tutte le interazioni tra le cellule, tra le molecole, all'interno delle cellule, tra gli organi, che contribuiscono al benessere dell'organismo. A posto, chiaro, basta. Sei pronta per la tua carriera da fisiologa, Silvia? Dopo questo... Mi ha convinto. Va bene. Direi, noi possiamo iniziare. Allora, noi iniziamo, ci faremo ispirare molto liberamente da quello che tu vuoi, molto liberamente, diciamo, faremo delle ispirazionoidi, diciamo, delle vere e proprie ispirazioni. Tu hai a disposizione il campanello dell'ignoranza, quindi se diciamo della portata di mano, se diciamo qualche sfondone, cosa improbabile, hai la libertà di fermarci quando vuoi. Quando okay. Vuoi, perfetto, bene. Dottore, sì. Grazie per essere qui. È pronto? Mm-hmm. Guardi, fuori c'è una folla piena. Sono tutti entusiasti per il suo premio Nobel, davvero. Emozionato? Sì. Sembra no, io ne ho vinti tanti di premi Nobel. Sono abituato a... mi chiederete qualcosa sulla mia ricerca? Oh, ma guardi, solo le cose base, cioè il modo in cui l'ha scoperto, cos'è che l'ha spinta a fare la scoperta, a spiegare le implicazioni nel futuro della scienza e il motivo per cui potremmo vivere... Tutto bene? Oddio, sì, tutto a posto, andiamo, sì, sono pronto, sì, tutto a posto. Perfetto, quindi dicevamo, spiegherà i motivi per cui potremmo vivere su Marte così... Tutto bene? No, tutto a posto, andiamo. Non vedo l'ora di spiegare tutte le cose che io so, tutto bene, sì. Carlo, ho un'idea meravigliosa. Guarda, questo è tutto il mio studio, ci ho messo 15 anni. Abbiamo la possibilità di fare la vita su Marte, capisci?
Ma no, ma non vedi? Fidati. Guarda, qui hai messo un più, invece deve essere un meno, no? È sbagliato. Ma no, non è vero, non è possibile, guarda, è tutto perfetto. Guarda, senti, questo lo prendo io, ci penso io, lo butto io, non ti preoccupare. Ma sei sicuro? Ma sì, figurati. Tu sei il mio migliore amico, non mi faresti mai. Ma no, figurati. È pronto? Dai! A posto, andiamo. Credo di proprio di dover Vabbè, li avviso allora. Devo proprio andare al bagno. C'è solo quel bagno cieco che c'è qua dietro? Sì, sì, è solo quel bagno cieco con la ventola, esatto. Ok, allora, perché io soffro un po' di claustrofobia, non ci sarebbe un bagno con una finestra ampia, altezza uomo, magari. Ma guardi, dovremmo proprio andare. Ci dobbiamo può andare? Dobbiamo proprio andare, Sì. Ah, sì, sì. Sì. Chi è lei? Io? Ah? Chi sono io? Oddio, ah, sono... Oddio. Dottore. Chi sono? Dove siamo? Ah. No, 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 una perdita di memoria. Non è davvero? Non mi faccia impanicare, per favore, Senta, io sto sveglia dalle 6 di stamattina, ho organizzato tutto, di fuori ci sono tutti, ci sta la TV, ci sta lo streaming, stanno già facendo il questionario, quindi lei adesso deve salire sul palco. Ok, d'accordo. È il dottor Stefanopoli. Stefanopoli, sì, Stefanopoli. Stefanopoli, vita, insomma, vado. Va bene? Sì, d'accordo, di questa parte, da questa, da questa parte. No, di qua, la prego. Sì. Bravo! Ed è con grande piacere che assegniamo questo premio Nobel a un... Scusi, dottor Stefanopoli, potrebbe spiegarci meglio la sua teoria? Ma credo che ci siano altre cose più importanti. No, no, no! Pubblicità! Non c'è la pubblicità. Non c'è la pubblicità. Il balletto? Non c'è il balletto. Vorrebbe spiegarci come funziona esattamente? Eh? Dottore, la prego, questa platea è qui. Prendere le sue labbra. Lei ha meritato questo premio come nessun altro. Il suo lavoro è così originale, autentico e tutti vogliamo saperne di più. Giusto. Certo, certo. Allora, la vita su... Marte, sulla vita su Marte. Ah, quanta vita su Marte, eh? Soprattutto il sabato sera. Carlo, tu mi hai rubato tutto il lavoro, 20 anni di lavoro. Ammettilo che non è tuo. Non so, non conosco quest'uomo, io giuro che ho fatto tutto... Guarda come sono ridotto, per causa tua, eh? È vero quello che dice quest'uomo? Ma le pare, guardi come è ridotto per colpa mia, Su questa chiavetta c'è tutto il lavoro che ho fatto io, firmato da me. Più una PEC con tutti quanti i documenti. C'è un computer. Computer nella cerimonia dei... Certo. Dei Nobel. Lo teniamo sempre qua. Per mandare le slide della presentazione. Eccola, guardate. Va bene, d'accordo, sono un impostore, d'accordo? Va bene, bene, no, non l'ho fatto io, d'accordo? Ho copiato. Beh, che c'è da guardare, voi non avete mai copiato. Tu non hai mai copiato? Lo vedi? Tutti copiano. Hai mai copiato? A voglia. Ma non per un premio Nobel. E allora che problema c'è? Copi all'elementare, io ho copiato per il premio Nobel. Non mi merito forse un premio per questo? No. Copiare è comunque sbagliato. Ah, la pancia, ma che c'è? C'è un bagno cieco giù in fondo. Ah, scusate, Posso prenderlo io? No, beh, giusto che, visto che sto qua. La procedura non lo permetterebbe, però. Vabbè, ormai siamo tutti qua. Ti ha fatto dei cuoricini. Che bello, papà, posso mangiarlo? No. La mamma si fa i cioccolatini con questa. No. Non è roba da mangiare.
Ehi, ehi, però se ti dico no è no, eh. Oh, non dirlo alla mamma, non dirlo alla mamma. Che me l'hai fatto mangiare i tuoi cani? Ma io non te l'ho fatto mangiare, ti ho detto non mangiarlo, io ti ho detto non mangiarlo, tu mi devi dare un po' retta. Pessimo padre! È vero, sono cosa pessimo. È successo? Amore, che è successo? Mamma, papà, mi ha fatto mangiare un cuore umano! Ti posso spiegare, cara? Di persone piccolissime! No, guarda, non... Tu cosa? Guarda, cara, non è come sembra, ti posso spiegare tutto nel dettaglio. Non è proprio un cuore umano, non è come cosa? Un cuore. Si comporta come un cuore, cosa ma non è un cuore. Cosa ho detto sulla stampante 3D? Che non la... Devo usare. La devi usare, la posso usare solo io. Ma questo è uno strumento... E poi non ci si fanno i cuori qua dentro, ci si fanno al massimo i cuoroidi. Dove hai preso il cuore? Dove hai preso il cuore? Dove hai preso il materiale organico per fare il cuore? Era vecchio ormai, era vecchio. Io ne ho preso solo un pezzettino. Papà! Devi smettere di spiantare organi a mio padre. Lo faccio per il progresso, per il bene della scienza. Ho preso il polmone ieri. Amore, pensa tu al nonno, per favore. Portalo di là e chiama un'ambulanza. Non si fa male a nessuno. Non si fa male a nessuno. Io ti chiedo scusa, amore, non volevo fare male a tuo padre, scusami. Non mi ha fatto niente. Non è così che dovrebbe andare il progresso nella ricerca. Dovremmo sempre avere rispetto comunque di tutte le forme viventi, anche di tuo padre, pensa te. Bene. Hai capito allora adesso, eh? Se hai dei problemi con me, me lo devi dire. È inutile che fai finta di fare queste cose. Non si fa male a nessuno con la stampa 3D di organoidi. Li facciamo apposta per questo, per non fare male a nessuno. Tu hai fatto male solo a te stesso. Se c'è qualcosa che mi devi dire, se c'è qualche problema nel nostro rapporto, dimmelo. Non che cerchi di ammazzare papà. Ok? Posso contare su di te? Sì, cara. Beh, ti faccio un cioccolatino 3D. Oh, grazie, amore. Miei cari, oggi siete solo delle cellule, ma voi diventerete qualcuno. Sì, diventeremo qualcuno. Io vorrei fare il tessuto muscolare. Io quello connettivo. Io vorrei essere un piede. Bene, sapete che nessuno di voi ci riuscirà intero. Da solo? Sei il solito feticista, maledetto. Ma perché non posso essere un piede? Non ho capito, non posso essere un piede. Non si può sognare in grande, eh? Non mi sembri adatto, dico solo questo. Forse dovresti avere ambizioni più piccole. Ma chi lo dice che non sono adatto a fare il piede? Tu? Ordine! Tu diventerai un alluce. È già qualcosa. Tu diventerai cartilagine dell'orecchio. Oh, che brutto posto. Ma a parte no. Beh, insomma. Si sente tutto, si sente bene, perché si sente bene. No. Tu? Non sentivo. Tu diventerai... Tu diventerai un cervello. Sì, io. Sì, le verità, tutte le nozioni scientifiche, la matematica, sta solo in te, qui. Chiedo scusa, no, a parte, si potrebbe qualificare, lei chi è? Io sono la scienziata. Ah, è la scienziata, ah, ok, scienziata, sì. La scienziata, ah, ok. Ma che capisci tu che sarai un alluce, scusami. Allora, posso dire che ha scelto il peggiore di noi tre per fare il cervello, adesso non vorrei dire. Io ne ho sentite di cose, perché in quanto cartilagine d'orecchio, io ne ho sentite di cose su di lui che veramente No, no, io punto i piedi su questa cosa. Giusto. Non sono d'accordo. Non sei in grado di collaborare, come vedi, devi stare molto lontano da lui, vedi? Stai giù. Loro vedi come sono, se le intendono, sono vicini. Signora scienziata, perché non ci fa un test di intelligenza e vediamo chi è il più adatto? Vabbè, lo facciamo. Che problema c'è? La domanda sarà sui gasteropodi nudibranchi. Facilissimo. Prego, sono forse A. Dei molluschi privi di conchiglia. B. Delle ciliegie molto mature. E C. La C non esiste, è evidente, la stavo inventando. La C.
A parte che non molto esiste, bene. Non c'è neanche un pulsante. Non c'è neanche un pulsante. No, ma allora, molto bene, sei sceso, adesso no. sei un neo sul mento. No! Adesso. Sì, sì. E A. Sono degli invertebrati, come ha detto lei. No, adesso la ripeti tutta. Sono degli invertebrati privi di vertebre, evidentemente. Certo. Perché... Bene, sì, è andata bene. Sono molluschi. Molluschi. Va bene, vorrà dire che sarei un po' più su di un alluce, sarei un ginocchio. Bene. Soddisfatto, possiamo chiuderla qui? No, è ancora cervello, io mi merito di essere cervello. Faccio un'altra domanda specifica. Da che ne sono, domande di fisiologia. Certo. Bellissimo. Più sbagli e più scendi. Esattamente. Sì, esatto. Vabbè, lasciamo stare. Ok. Domande di fisiologia. Ne faccio un'altra. Molto. Questa è semplice. Sì. Quanti mesi dura la gestazione di un elefante? A. 14. B. 22. C. 36. La C. La C. No. Niente, sei un capizzolo adesso. Che però? Allora, A, 14. No, è sbagliato. Ma anche quell'altro. È la B. 22 mesi. Posso dire che però il cervello non sta rispondendo per niente? Perché sono intelligente, non mi espongo. Non ne ha bisogno. C'è una cosa... Non ha bisogno, stai tornando solo una caviglia. Guarda, chiamiamola con questa cosa, faccio solo una domanda a lui, una sola, e vediamo se si merita di essere cervello. Grazie, dottoressa. Dove si trova il sole? A. Nel cielo. B. Sottoterra. Io ho parlato di gastroenteriti. Io ho detto C, che non c'è. Ci sta anche pensando. Ce l'ho! Sì. Nel cielo. Bravissimo! Bravissimo! Tu sarai cervello! Sì, sarò cervello! E così, molto tempo dopo, nacque Peppe Marchetti. Bene, questo era il nostro primo così... creato dal tuo racconto. Adesso vorremmo continuare a sapere qualcosa di te, della tua ricerca, e in particolare insomma ero curioso di qual è la cosa più strana che ti è capitata fin qui. Immagino siano diverse nella tua... A parte oggi, intendiamo. Prima di oggi, prima tutto quello che ti chiediamo vale prima di oggi. A parte non sapere quanto dura la gestazione di un elefante, ma... Beh, ma sono le basi della fisiologia. Ma io sono fisica, fisica. Ricordati, ma... è la mia scusa perenne. Quando lei quando va troppo spinta sulla parte teologica. Ma io sono fisica. Io sempre fisica. Sono. Va bene. E, no, allora, un aneddoto, una cosa strana. Una cosa strana coinvolge anche Laura, stranamente. Circa, 15-16 anni fa, pure 17, in questi momenti innovativi che mi prendono ogni tanto, cioè devo fare una cosa nuova, basta, le solite cose, cambiamo, insieme a una serie di colleghi abbiamo iniziato a registrare le cellule umane, l'attività neuronale delle cellule umane, ma non con queste nuove tecniche più moderne, con tecniche un po' più antiquate e collaborando con un reparto di neurochirurgia a Venafro in Molise. Ok. Quindi noi... A casa mia abbiamo un molisano. Esistono? In ogni gruppo... Ma il Molise non esiste. In ogni gruppo, per esempio, uno che vede i rossi, un molisano... E un matematico. Comunque, in Molise c'è questo centro di eccellenza per la neurologia e la neurochirurgia che si chiama Neuromed. A Pozzì. A Pozzì. Bellissimo posto, ridente cittadina del Molise, e noi venivamo chiamati la sera prima di un intervento neurochirurgico. Dicevamo, guardate, domani dovete venire perché c'è un pezzettino di cervello, perché abbiamo un intervento e voi potete prendere un pezzettino preso dopo l'intervento. Partivamo alle 7 di mattina da Sapienza, prendendo tutte le soluzioni che ci servivano in macchina. Arrivavamo
a Neuromed, ci vestivano da chirurghi perché dovevamo entrare in sala operatoria. Ah, non fa niente a guardare, passavamo le ore. Come è vestito un chirurgo? Verde. Verde. Grazie. Verde con i le sovrascarpe, la cuffietta, la mascherina che mo ce l'abbiamo tutti, ma ormai all'epoca no. E, i guanti, i lavaggi, varia. Vabbè. E entravi nella sala operatoria ad aspettare o nella pre-sala ad aspettare ore e ore finché arrivava questo pezzettino di cervello. Lo mettevamo in questa soluzione di corsa di nuovo in macchina da Pozzilli a Roma. Arrivavamo a Roma, tagliavamo questo mediamente arrivavamo a Roma tipo alle 8 di sera, perché eravamo partiti alle 7 di mattina. Tagliavamo a fettine sottili, perché secondo me, cioè, no, aiutina fina fina, ecco, come la mortadella, più sottili, e le mettevamo a riposare un pochino e poi iniziavamo a registrare fino tipo alle 4 di mattina, alle 5 di mattina. E sul nostro sistema, ok, chiaramente c'era la fermata mozzarella. Tornavi con le mozzarelle, i taralli, quello certo. Che c'era, quello che capitava, e arrivavi. Il giorno dopo noi dormivamo, certo. Io e il mio collega, ognuno a casa sua, dormivamo, tornavamo in laboratorio un po' imbecilliti, la mattina dopo, cioè verso l'ora di pranzo, con il capo che già si era andato a guardare tutte le registrazioni e Laura, che la vedevi coperta, più bardata del chirurgo, ok? Noi già eravamo stati bardati a lei di più, che cambiava tutti i tubi. E tu dici, Laura, perché cambi i tubi? Che senso cambi i tubi? Cambiava i tubi degli esperimenti, i tubicini. Ok. E cambiava, puliva, disinfettava, cose impressionanti. Laura, ma che stai facendo? Voi ieri avete lavorato qui con le fettine umane? Sì. Ma tu sai come stanno i pazienti? Tu sai se hanno dei batteri? Tu sai se hanno dei virus? Siccome ovviamente circa un po' meno di 20 anni fa le nostre conoscenze anche di livelli di sicurezza erano un po' più bassi, ovviamente la risposta era sempre no. E quindi noi avevamo deciso che Laura aveva creato i batteri salmonati perché risalivano dai tubi o risalivano dalla fettina del cervello umano, risalivano nei tubi e poi andavano dopo a ricontaminare gli esperimenti di Laura, quindi questo era... Ho fatto un giro... Avete inventato i batteri salmonati. Noi non solo abbiamo i salmonati, quei salmoni che risalgono la corrente, abbiamo inventato i batteri salmonati. Che fame! Sì, infatti con salmone pure, sempre... Ok, va bene. Grazie. Hai usato l'espressione fettine umane, veramente. Fettine umane le chiamate. Fettine, sì, fettine. No, era solo per essere sicura. Fettine. Molto bene. Bene, grazie. È un materiale umano per un altro umano. In tutti i sensi. No, sono mille in testa, ma nessuna... Nessuna si può fare? No. Senta, scusi, me le può fare un pochettino più piccole? Più piccole? Sì, no, sennò è un casino da leggere. Va bene. Quindi se, grazie mille, è gentilissimo. Un etto al massimo, che poi ho il bambino a casa e non me lo mangia, no, è un casino. Grazie. Ok. È netto e 20. Okay. Vabbè, lasci. Ormai lasci, vabbè, dai. Quello lo teniamo così, grazie. Serve altro? No, quello ce l'ha, un po' di polmone ce l'ha. Polmone? Sì, magari vediamo se ci esce qualcosa. Vabbè, lo vado a prendere. Grazie mille. Senta un po', ma come le fa lei ste fettine umane? Le lascio a macerare nel acqua e aceto. Acqua e aceto? Se escono, perché si sgrassa un po'. Ah, capito? E poi? Ecco, poi da lì sposto un po' dei tubicini e quello esce fuori. Come la faceva mia povera mamma! Quella è perfetta, è perfetta. Mi raccomando però, l'aglio. L'aglio? Perché se ce lo passa sopra, ma l'ha passata al volo, così. Ma poi non mi rimane pesante? Non no, mi sono... perché se gli togli l'anima. Ah, l'anima. Poi con quella la puoi riutilizzare per farci altri agli. Esatto, se posso anche un po' di vino bianco per sfumare. Vedi? Madonna, io ma dovrei scrivere questa cosa, solo che non c'ho né carta né penna. Guardi, se possiamo replicare un... Me la può replicare una carta e una penna?
vado a prendere la cellulosa e la riproduco. Grazie. Il Molise! Questa terra... Questa terra sconosciuta ai più. Fai attenzione. Dove pochi uomini e poche donne si sono avventurati. Ne ho visto uno. Facciate! In un mondo post-atomico esiste il Molise. Dicevano che era una leggenda. Maledetti cipollari, stammi accanto. Lo sai che cosa dicono? Cosa, Gianni? Lo stai, qua. Lo sai che cosa dicono? Cosa? Dicono che prendono le persone e le fanno sparire. No, lo sapevo. È per questo che dicono che non esiste. Perché in realtà se li mangiano. Perché? Perché? Ero già spaventata prima. Perché hai dovuto specificare? Non lo so, non lo so. Guarda, lì c'è Rocca Pipirozzi. Andiamo da quella parte, lì saremo attenzione, al sicuro. Località è veramente esistente. Sì. Andiamo da quella parte, lì saremo al sicuro. Ok. Oh Gianni, tu sei l'unico che è uscito dal Molise vivo. Sì, è per questo che mi chiamano per fare i tour nel Molise. Che ma Gianni non voleva che si sapesse il suo passato molisano. In realtà io vengo da Roma, au! Se mai Gianni fosse capitato in mani molisane, cosa gli sarebbe successo? Stai tranquilla. Ok. Entriamo. Ok. Accidenti. Da qui abbiamo una visuale su tutta la vallata. Ti stavo aspettando, Gianni. Ah, il Ternano di Sernia. Maledetto. Ancora ce l'hai con me perché non so veramente di Sernia? Ancora sta storia dei sangue misti? Dove sei? Sono dentro la tua testa. Sono il cuore verde dentro la tua testa. Esci! Ah! Gianni, con chi parli? Non lo senti? No. Non senti questa voce? La tua? Da parte la mia. Io sono il Molise. No! Sono il Molise. No, non lo sei! Sei Ternano, sei, si sente! Fai uscire tutta la tua molesità! Non è molesità, che vuol dire? Che sta di mola? Molisesità! Non lo sai dire! Non lo so, sono dei terni. Ma te l'hai sovole, hai detto! C'ho l'acciaieria che mi ha truppato il cervello! Lo sapevo! Gianni! Lo sapevo! Ripeti insieme a me! So dell'Umolise. No! So dell'Umolise, però dillo in molisano. Non lo dirò mai! Dillo! Ussure porco! Ma dillo ancora! Sciaroni! Ancora! Allora, Cavatelli! Ancora! Ah! Attacca quella non molisana! Ah! Che cazzo fai? Gianni! Che succede? No! 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 Perché? No! 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 Gianni! Devo andare via da qui. Che ti è successo? Usciamo. Andiamo in Abruzzo. Una reazione esagerata. Come? Ma noi stiamo andando in Abruzzo, per questo siamo qui. Come se stessi reagendo per un segreto oscuro che non mi vuoi dire. Ah, come hai fatto a capirlo? Quindi l'hai sentita anche tu la voce? Ma che si bacio? Ma le voci? Che tubi, Scusate, No, no. Ok. No, ma perché li cambia? Ok. Ma no, ma... Guarda, mi hanno detto forse c'è un'altra installazione vicino ai fori imperiali, possiamo andare lì? Davvero? Sì. Andiamo.
adesso si rilassi e mi racconti la prima immagine che vede. Allora, vedo un tunnel. Sì. Molto lungo, pieno di curve, va su e giù e io sento una corrente che devo andare contro, però devo... Provi a tornare indietro, a regredire proprio nel tempo. Che cosa vede? Vedo la scuola. La scuola? Sì. Sì, dica. La scuola, vedo la professoressa di fisica che mi sta spiegando il piano inclinato. Fisica, il piano inclinato? Allora, vedi, questo è un piano? Questo è dritto, questo è inclinato. Non ho capito, professoressa. Questo è un piano? Sì. Così è dritto, quello è così è inclinato. Quello pure è un piano, però. Questo è un piano? Sì. Così è dritto, così è inclinato. Non capisco, professoressa. E poi? E poi? E poi io sono lì che cerco di lavorare con questo piano inclinato, ma in realtà forse sono io che sono inclinato. Torna ancora più indietro. Va bene. Sì. Perché l'altalena è occupata. Ricordati che papà non ti ama, ricordatelo sempre, figlio mio. E non è la cosa più grave, che l'altalena è occupata. Suo padre non l'amava e l'altalena era occupata, due no, grandi insieme. No, è la stessa cosa, perché sull'altalena ci sta lui, va avanti e dietro e vi derite. È un perdente. È una metafora della sua vita, torni ancora indietro, ancora prima. Adagio, ecco, perfetto, vai, alzati, ecco qua, e lo cambiamo, eccolo qua questo bambino, no? Questo è un piano, questa è la sedia, vai, bravissimo amore di mamma. Quindi sua madre le cambiava il panino da in piedi. Io non sapevo forse ancora questo, camminare! Forse questo è il dramma vero, ma questa cosa... E non l'ha mai superata, ma ancora prima. Che cos'era prima? Che cos'era prima? Se la ricorda? Era una cellula. Sì. Era una cellula. Che cellula era? Una cellula staminale. Sì. Che poteva essere qualunque cosa. Sì. E allora questo campo infinito di possibilità davanti a me. E lei avevo scelto tutte le possibilità di fare il batterio salmonato. Ma che cazzo di capo? Perché ha fatto così? Ma che ne so, ma c'hanno mai che ti danno un libretto di istruzione quando nasci, ma... O quando sei una cellula. Vabbè, non diventa una roba. Ma non ho capito, ma non è che ti dico, allora ti dico, c'ho tante possibilità. Potresti diventare un batterio salmonato, un gastropodo, oppure un fisico che poi un giorno inventerà dei microcervelli. Io che ho scelto è il coso salmonato. Guarda un po', poi dice che uno c'ha i complessi. Ha ragione, però abbiamo risolto tutto, lo sa? Sì? Sì, siamo tornati all'origine del suo male. Effettivamente mi sento meglio. Sta meglio? Sì, grazie. 6.000 euro. Bene, possiamo, dopo questa disamina così diciamo intelligente, dopo questo viaggio nella mente, nella vita del batterio salmonato, molto accurato, perché non è mai stato suonato il campanello dell'ignoranza. Stiamo andando alla grande. Ma visto che appunto il momento è molto interessante, abbiamo un pubblico che probabilmente è anche lui curioso, ha delle domande, vorremmo in questa terza fase aprire quel appunto... Quel pubblico che ha compilato il questionario. Che ci auguriamo abbia compilato il questionario, che diciamo, lo sta facendo adesso. È la missione fondamentale della serata, è che compilino il questionario. Poi tutto questo è un grande sforzo affinché il questionario venga compilato, per favore. Nessuno ne va delle nostre vite. Esce. Esatto. Cioè, tutto questo serve solo per compilare il questionario. Laura ci incatena qui. Esatto. Ma appunto, magari ascoltando, insomma, immagino essere qui perché siete curiosi soprattutto della parte della nostra scienziata, quindi se c'è una domanda che volete fare, è là. Prego. Allora, sui microcervelli, no? Ma poi Gio, questa mi sembra un'ottima domanda, è la prima cosa che mi è venuta in mente in realtà. No, io guardo, la sua domanda, ma non avevo il coraggio. E ti chiami, scusa? È Marco. Marco, grazie Marco. Grazie Marco, hai avuto il coraggio. Che ci facciamo? Allora, che ci fai? Li studi, intanto, e questo ti aiuta a capire tante cose di come si sviluppa il cervello. Pensa che ci sono
c'è un gruppo, non io, perché non sono io che lo faccio, ma c'è il gruppo che ha inventato questa tecnica di fare i microcervelli, che sta facendo microcervelli di specie che sono anche estinte, perché sono riusciti a fare, fare le staminali a partire da alcune cellule di, ad esempio, di mammut, e stanno facendo i microcervelli di mammut. E poi stanno studiando i microcervelli di specie diverse, per esempio anche di tipi di scimmie diverse, dalle scimmie antropomorfe tipo scimpanzé o orangi a scimmie meno evolute e anche uomini, per cercare di capire le differenze. E ovviamente questo lo fai, le differenze e anche le cose simili, questo lo fai senza dover uccidere nessun animale, e lo fai a un uomo, e lo fai anche volendo appunto da specie estinte. E poi ci si possono studiare le malattie. Ma poi non è che puoi cambiare il cervello? Guarda, ora come ora no. Però l'idea, avremmo una lista di candidati. Magari non con i mini cervelli, ma con i mini tessuti, fare dei mini pezzi di ricambio per far rigenerare degli organi è una cosa. Qualcuno lo sta facendo. In Giappone hanno sostituito dei pezzi di occhio a dei pazienti che avevano delle malattie, gli hanno rifatto il loro pezzettino di occhio, correggendo la malattia, gliel'hanno rimesso e hanno ripreso la vista, e sono i primi studi clinici su queste cose. È incredibile. Blade Runner. E quanto siamo lontani invece da poterlo fare sul cervello? No, sulle... Sul cervello secondo me siamo molto lontani. Mm. Ok, invece quanto siamo lontani da Jurassic Park? Esatto. Per capire. Ci manca l'ambra con la zanzara, questo è. Ma... Siamo lontani. Non mi dare retta. Però meno del cervello. Non so meno del cervello. È più possibile. Il cervello ha detto proprio no. Su Jurassic Park. Nel senso che comunque lì non fai... Jurassic Park non lo fai a pezzetti, facendogli il mini cuore, il mini cervello, la mini cosa, però... In una secondo me meno lontani. Perfetto. Diciamo, nella complessità è più semplice ricreare l'organismo intero, certo, che provare a aggiustare i pezzi. Cioè, considera comunque il clonaggio degli animali è una cosa che si fa, ormai. Dolly, ma addirittura c'è una... startup, si può dire questa parola, c'è una piccola industria americana che si chiama tipo My Best Pet, una roba del genere, che tu gli vuoi portare delle, diciamo, gli porti il tuo animale preferito, prima che muoia ovviamente, loro prelevano delle cellule e poi ti rifanno, ti clonano il tuo animale. 100.000 dollari. Il Black Mirror comunque c'è. $100,000 tu c'hai il tuo cagnolino, gattino, mamma mia, clonato. Ok, inquietante. Sì. Bene, ci... I mammut? Sì. Sì, hanno clonato i mammut, hanno clonato un sacco di... Cioè c'è quindi un mammut che gira per... No, quelli sono i cinghiali. Sono i cinghiali, appunto. Quelli sono i cinghiali, anzi, ammirano. Per un'altra cosa. Sui cani? Esatto, $100,000 costa. Va bene. Quanto è grande un mini cervello? Dipende da quanto lo fai crescere. Nel senso, tipo pianta? Più o meno, perché lo metti all'interno di una struttura che è si chiama incubatore, con una cosa che gira, che shakera, così, e noi li facciamo crescere fino a circa 200 giorni. E diventano grandi 2 mm di diametro, più o meno sfere di circa 2 mm di diametro. Però nel gruppo a Cambridge che ha sviluppato questa cosa riescono ad avere dei mini cervelli che sono fino a un centimetro di diametro. Sì, dai, abbiamo ancora. Ah, il questionario, compilate il questionario! No, poi è colpa sua. Perché... Bene, grazie. Okay. In realtà, di là di questo. Con questa, che è una dei miei grandi crucci, alla fine, lavorando sugli organoidi, quello che riusciamo a fare è spingere, diciamo, ad uno step più avanti quella che è la cosiddetta medicina personalizzata. Ma quanto rischia di essere iniqua la medicina personalizzata? E cioè solo l'axe? Stessa domanda. Uguale. Se andiamo solo sul lusso e o se andiamo sul social? Un
tematica sociale, non una tematica di gusto. Stiamo andando su domande di un certo spessore. Scusa, ma devi rispondere te o devo rispondere? Capisco che mia madre è sempre mia madre. Però è tutto chiaro. Meraviglia. Cioè, non so, capisco il problema, ma ti spiego una cosa. Quando tipo c'ho un mio laureando, io non posso rispondere al posto suo. Certo. Manco mia madre può rispondere al posto mio, visto che sono io. È una scena fantastica. Però, per tornare... Beh, bellissima. Però per tornare, se potete, diciamo, dire anche per Peppe, sempre che io lo so... No, questo concetto della medicina personalizzata. Che diceva Andrea, si chiama lei, che diceva Andrea, un po' simile a quello che diceva lui prima, cioè diciamo un'estrapolazione di quello che diceva lui prima. Quanto possiamo fare i cervelli? Ok. Allora, e per chi magari possiamo fare i cervelli? Per chi si può fare il pezzo di ricambio? Ok. Quindi quanto questa cosa diventa una cosa che viene fatta per te che sei ricco, per dire. E puoi pagare una ricerca di questo tipo e puoi pagare il fatto che qualcuno ti fa il tuo pezzetto di ricambio o ti cura la tua malattia perché ti prende le tue cellule e studia la tua malattia e sviluppa il farmaco per te. Okay. E questa si chiama medicina personalizzata. O quanto questo può avere una ricaduta di impatto sociale e non solo per la parte. Che ovviamente costa uno sproposito. Allora, allo stato attuale è una tecnologia che costa, su cui possiamo poi discutere su questo discorso. Più o meno dell'animale uguale all'animale morto? Non c'è il tariffario. Lo fa un preventivo. Non c'è un tariffario. No, Facciamoci con preventivo. Che te serve? Non c'è un tariffario. Però, diciamo, cominciamo a dire una cosa. C'è tutta una parte di medicina che non esiste. Non esiste quasi per niente la medicina per le malattie rare. Le malattie rare vengono chiamate, hanno un database che si chiama Orphanet, che ve la dice tutta. Orphanet vi dice che sono malattie orfane e che vuol dire che nessuno se le fila. Le big pharma non investono un dollaro, un euro, uno yen in sviluppo di farmaci per le malattie rare. Non solo. La parte di scienza sulle malattie rare è anche poca, perché non essendoci investimenti è anche difficile fare anche i modelli animali, cioè il topolino che sia modello della malattia rara, perché è caro farlo ed è di poco interesse, nel senso è interesse di pochi, non di poco, è interesse di pochi. Invece un tipo di lavoro di questo tipo, quindi prendere le cellule del paziente o fare quello che vi dicevo prima, il taglia e cuci del genoma lavorando sulle mutazioni del paziente, può portare a sviluppare e a testare anche farmaci già esistenti per altre patologie e testarle su quelle, su dei modelli che diventano a questo punto meno costosi e più poi utili per lo studio appunto delle malattie rare. È proprio malattie genetiche e malattie rare sono proprio il tipico esempio di come rendere questa cosa più di impatto sociale rispetto al pezzo di ricambio. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, però, giusto per... Vi consiglio un posticino. Sulla stazione spaziale cioè, è stata mandata una stampante 3D per fare i miei organi. Perché l'idea è non farli adesso per farli, però studiare la tecnologia, perché se noi pensiamo alla vita su Marte, voi volete mandare quella vita su Marte, se Elon Musk decide che riesce veramente a creare un luogo in cui andare a vivere, non è che lì c'è tutto. Il policlinico è lontano. Il policlinico è lontano e addirittura è, non solo è lontano, ma magari se uno c'ha bisogno di un trapianto non lavora mai. Quindi l'idea è che se veramente si colonizzeranno altre parti dello spazio, lì bisognerà anche produrre gli organi di ricambio, almeno dei pezzetti di ricambio. Senti, posso fare io anche una domanda che potrebbe essere del tutto insensata, ma questi organoidi sono soggetti anche ai fenomeni degenerativi che hanno le cellule o allora, questa è una cosa funzionano e continuano a funzionare comunque cosa accada?
Dipende, comunque sì, la risposta è ce li hanno. Okay. Se si utilizzano cellule di pazienti con malattie degenerative, gli organoidi hanno delle patologie degenerative, cioè sono modelli di patologie degenerative. È una cosa che sembra molto controintuitiva, perché l'organoide in teoria ti rappresenta le prime fasi dello sviluppo, invece se pensi all'Alzheimer è una cosa che è alla fine della vita, cioè della parte, comunque è una malattia correlata all'età. Il fattore di rischio principale per l'Alzheimer è l'età, non è altro. Ok, poi ce ne sono altri, ma il primo è l'età. Però in realtà quello che si è visto è che alcuni fenomeni tipici dello sviluppo del cervello sono anche tipici della degenerazione del cervello, e quindi si è visto che questi modelli, questi organoidi sviluppano le patologie neurodegenerative. Ok, grazie. È possibile studiare le influenze esterne sugli organoidi? Allora, è possibile studiare, lo ripeto, diciamo, per chi ci segue, è possibile studiare... No, tengo per il streaming lì, non sento per l'audio. È possibile studiare le influenze esterne? Tipo variazioni climatiche. Ah, tipo variazioni climatiche, eccetera. Allora, questo è possibile nel limite della modellizzazione. Cioè, se tu pensi che la tua variazione climatica sia un cambiamento di temperatura o un cambiamento di particolato atmosferico o di inquinanti, capisci quanto ce n'è nell'aria e lo dai all'organoide del tipo, non sto parlando di cervello, ma anche all'organoide di pelle o quello che sia. Questo si può fare, questo è una cosa che si può fare. È sempre un sistema modello, teniamoci sempre quel minimo di... No, un microcervello, quante funzioni riesce a svolgere nel suo potenziale rispetto a un cervello normale? Un microcervello quante funzioni riesce a svolgere rispetto a un cervello normale? Cioè, vuoi sapere se impara? Vuoi sapere se parla? No. Non parla, non impara. Non fa le addizioni, non fa le emozioni, reagisce, ha dell'attività elettrica molto simile all'attività cerebrale. Sì, ha dell'attività elettrica, però... Mancano vere e proprie sinapsi? Vere e proprie sinapsi? Vere e proprie sinapsi, verissime sinapsi, con proprio tutta la funzionalità sinaptica e anche alcune altre cellule che partecipano alla formazione delle sinapsi. Okay. No, le cellule, alcune cellule gliali, no, non tutte. E imparano? Allora, che vuol dire imparano? Se noi... Cioè, se potete educare. Non si fa, no? A cuccia. Rispondono a degli stimoli, sicuramente a degli stimoli elettrici, anche stimoli luminosi, perché spesso negli organoidi si autoformano delle cellule, degli organoidi cerebrali si autoformano delle cellule responsive alla luce, che sono molto simili a quelle... della retina, cioè i fotorecettori, che sono proprio le cellule che rispondono allo stimolo luminoso. E il problema di sapere se imparano è anche un problema tecnico, cioè andrebbero tenuti e registrati per lungo tempo nelle stesse condizioni, cosa che allo stato attuale non è fattibile, perché loro galleggiano. E quindi per registrarli vanno piazzati su un sistema di registrazione, e poi se uno ce li rimette dopo un po' di tempo, spesso non ha ribeccato lo stesso punto. Ok, quindi magari andando avanti con la tecnologia queste cose si potranno capire. E che fine fanno dopo 200 giorni i cervelli? Dopo 200 giorni noi, allora, o li registriamo, appunto, e poi una volta che sono registrati li buttiamo. Ma nell'organico? Certo. Nei rifiuti ospedalieri, tutta sta cosa per nei rot, quelli gialli. Speravo avessero un futuro. Oppure ce li conserviamo. Cioè li fissiamo, li mettiamo come la formalina, quella, no? Una roba simile. Ce li conserviamo, li tagliamo ancora più sottili di prima. E li studiamo, ci mettiamo tutti con le cose colorate per vedere le sinapsi, per vedere altre strutture, e li guardiamo al microscopio. Vedi? Ok, grazie. Direi che abbiamo raccolto. Grazie per le domande, per gli interventi, e abbiamo ancora un po' di tempo per scoprire qualcos'altro ispirato da questo
racconto. No, non ti stavo seguendo, giuro, non ti stavo. No, no. Non ti sto registrando, vai tranquilla, fai quello. Controllato, lo gira, lo guarda da sotto, vede la scadenza. Sta girando e sta spostando, mi sento al carrello. Lo sai che parli ad alta voce? E sto registrando. No! Davvero? Hai detto sta registrando. No! Senti, perdonami, che devo fare? Devo capire quello che fai, d'accordo? Devo registrarti e capire, mettere tutto quanto ne ho registrato, appunto. Perché? È lunga. Senti, in realtà, guarda, tu pensi che questa sia una parete vera? Sì, sono. Che cosa? In realtà è tutto un esperimento. Cioè, tu mi stai dicendo che io sto facendo la spesa in un posto che non esiste? E non solo la spesa, anche casa tua. Cosa? Sì, sì, anche tua madre continua a interromperti ogni due per tre. Non è realmente tua madre. Ci ha litigato stamattina. Invece no, madre. È un esperimento. Mi ha interrotto mentre parlavo. Lo so, perché stavamo registrando le tue reazioni. Perché? Mi dispiace, ma... Oh, mio Dio. Anche il tuo fidanzato non è il tuo fidanzato. Era troppo bello, in effetti. Lo so, è che purtroppo dobbiamo capire come funziona la vita. Ma scusami, quindi tu non... Tu non sei il mio vicino di casa che casualmente era il mio preside e casualmente era anche il prete a messa? Guarda. No. Hai un sacco di peli addosso. Sono uno scienziato. Dovevo fare questo, perdonami. Mio Dio. Però eticamente non riuscivo più ad andare avanti. Chi sono i miei genitori, davvero? Sono minuscoli. È una parte di... Che mollicci. Sì, l'ho messo nella formaldeide, così li tengo così. Oddio, che schifo. Lo so, c'è lì l'acqua per lavarti. Formaldeide è duro. È duro? Però è base. Hai detto te, ricordami. Ah, capito, tu sei lo scienziato, mi devi correggere. Sei formaldeide. Ah, duro. Hai sentito? Però devo pure dare le mani lo stesso. Comunque, perché vai a appiccica formaldeide. Appiccica formaldeide. Un po'. Cioè, quindi mi stai dicendo... Per più altro se te la respiri tanto bene non ti fa. Aspetta. Una volta che ho richiusa. Una puzza. Non importa. Non so da morire. Certo, formaldeide. Cioè, quindi mi stai dicendo che l'unico rapporto vero che ho avuto in tutta la mia vita è con lo scienziato che mi stava studiando. Sì, ed è per questo che... Per questo che non ce la faccio più. Perché io sono innamorato di te. Sì. Ti ho visto da quando eri una cellula. Ti ho visto crescere. Anche molto in fretta, tra parentesi. Adesso non ce la faccio più, non posso più mentirti. Io mi ricordo di quando ero cellula. Come fai? Lo ricordo e basta. Ah, ok. Sentivo che c'era la tua voce che parlava e diceva: ah sì, guarda, vedo le sinapsi, fanno cose sì, sinaptiche. Guarda, vedo le sinapsi. Ci sono anche altre cellule più glibiali. Ci sono anche altre cellule glibiali. Guarda, quella è un'amigdala. Sai che potresti educarla? No, ma non credo, guarda, sia possibile. Sì, sì, guarda, basta prendere la torcia del cellulare. Guarda. Che mi accecavate di continuo. Guarda, si muove. Reagisci. Basta. Che vuoi insegnargli? Ma e se facessimo un esperimento? Possiamo creargli un mondo intorno e poi registrarla tutto il tempo. Vabbè, ma ti lascio il cellulare acceso, poi metterlo in carica. Va bene. Non e penso, ricordo. Ho ancora lo stesso cellulare. Aspetta, spengo la torcia, scusa. Mi faresti vedere il mondo vero?
Sei pronta? Vieni. E si ritrovarono in Molise! Sandy! Andiamo avanti, rispondere basso. Era... Oggi mi senti? Asso. Sento male. Aspetta un secondo, non prendi. No, no, mi sento male. Non c'è un ospedale qua? C'è un bagno cieco in fondo. No, ma... Scusa, io... Ma no, ma per... Ma non ho scontato abbastanza la pena? Mettila. Ma non copio più, giuro. Ma... È tutto freddo, è rosso qui. Marte, e poi mi sento male. Dov'è il policlinico? Non c'è, c'è la stampante 3D. Ma che ci faccio con la stampante 3D? I cuoricini. I cuoricini, ma, che ci, ma chi li mando sti cuoricini? Dai, fatemi tornare, mi prego. Tra un po'. Dai, ti prego, non copio più. Sicuro? Giuro. Aspetta. Ho giurato! Vabbè, mandiamo alla navicella. Tra 4-5 anni. Ma come che io che faccio 4-5 anni qua? Che ne so? Mannaggia! Ma era meglio il Molise! Ce l'hai messo l'aglia, mamma? Certo, ci hai tolto l'anima? Sì, mamma, ci ho tolto l'anima. Faccio sempre quello che mi dici, mamma. Bravo, sei tanto caro, eh? Però devo dirti una cosa importante, mamma. Sì, attento che girale, sì. Che sennò le fettine umane si bruciano subito. Senti, mamma, quanti anni ho? Ce l'hai messo l'asceto? Sì, ho fatto tutto come mi hai insegnato tu, mamma. Come tu mi hai educato, eh? Perché questa ricetta me l'ha data un signore tanto bravo, eh? Che signore? È un signore che ho incontrato dal pizzicagnolo. Silvia, sì. Vieni. Mamma! Beh, che c'è? Ma che c'è? Scusa, sono ancora piacente io, eh? Non ho capito. Beh, mi guardi così. Guarda che si stanno tutti a bruciare. Poi a Roberto non gli piacciono così rinsecchite. Ma che è sta puzzata bruciata? No, niente, torno subito. Questo è Mario che l'ha fatta bruciare. Dai, su, mettile. Si impiattale, no? Se mi stavi dicendo, di a mamma, mamma ti ascolta, però fai presto che... Ho fame. Arriva. Ma che vuole? Ma che buoni sono? Non ti preoccupare. Mamma c'ha le sue cosette, ma che te frega a te? Ma non ho capito. Oh, quanti anni c'hai tu? 42. 42? E ora che certe cose le impari, eh? Che cose? Dai, che me raffreddo. Oh, basta un po', ma insomma. Ma che non te l'ho fatto il discorsetto? Tanto il discorsetto. No, mi ricordo, allora, ero tornato da scuola. Mi ricordo che mi ha detto, ti devo fare un discorsetto. Poi hai suonato il telefono. E poi, boh, non l'hai mai fatto. Ma era importante. E mi sa di sì, ecco perché stai ancora qua a cucinare. Non ho capito. E niente, ti preoccupa, ma come te lo spiego però? Ma che mi devi spiegare, mamma, non lo sto capendo. E niente... Allora, mamma ti spiega due cosette in croce, no? Allora, tu immagini, cioè, le persone hanno delle esigenze, no? Hanno dei bisogni, hanno delle... Quando sono grandi, le persone, diciamo, poi hanno delle... Poi, diciamo, fanno girare come se fossero... Capito, mamma? Adesso, ti piace se... Andiamo? Scusa, mo non c'ho tempo di spiegarti tutto. Fatte bruciare
Arrivo. Giancarlo, ma mo che ci famo con tutti questi cervelli? Mannaggia, mi hai riempito la dispensa. Fanno sempre comodo. Ma che fanno sempre comodo? Poi c'è quest'altra ancora sta a crescere, non so passare 200 giorni. Ma non è meraviglioso, guarda. Ma no, dai, su, che guarda, pare che sta a fare l'ula hop, dai, su, ma ti sembra una cosa normale. Ma hai infestato casa dei cervelli, poi piccoli. È un business, questo è il business del futuro. Ma business, noi abbiamo una cervelleria, No, questa volta funziona, non è come quella storia del chioschetto sulla spiaggia. Ma sta cosa, no, la cervelleria è vincente. Parlavamo del quinto quarto, era un'altra cosa, cioè parlavamo di animale da mangiare, no il cervelletto, che famo il cervelletto, lo famo in umido. Non dai, non puoi, tu queste invenzioni strampalate, non ci avrà mai un futuro sta roba. Ha proprio una teca enorme. Ma quanti giorni è che sta qua? 199. Ah, quindi ce l'avamo quasi. Vabbè, va. Vabbè, Giancarlo, è l'ultima questa, eh? È l'ultima. E poi basta. Questa idea veramente sbalorda proprio da te. Ma come ti viene in mente? Senti, ho pensato una cosa. E se ti lasciassi vivere un altro giorno? Si va. E poi magari un altro ancora. E un altro ancora. Un altro ancora. E giochiamo a chi vuole essere un cervello. Eccoci col concorrente finale e l'altro concorrente finale. E ci sarà anche un terzo concorrente finale, immagino, giusto? Scusate. Sì. Che devo fare pure io? Sì, prego. Va bene. Ma pure il capezzolo, ma dai, ma non c'è partita, ma che senso ha? Chi vuole essere un cervello? Una domanda sola che decreterà chi sarà un cervello. E voglio sapere da te, qual è questa domanda? Scusate, si può abbassare le condizionate che c'ho freddo? Abbassate per è turgido. Ah, grazie. Sì, grazie. Ragazzi, è un momento di tensione incredibile. Ok. Scusate, io ho un'unghia incarnita. Non ce la faccio. Lo so, ma era scritto che la domanda era pubblica. Però, scusi. Io non mi fraintendete che io ringrazio per aver avuto questa seconda possibilità anni dopo, però io mi trovo bene come piede. Ma veramente? Sì, alla fine mi trovo bene come piede. Ma ci abbiamo creato un business su voler essere un cervello e adesso... Sì, però uno poi ha fatto le proprie scelte nella vita, no? Cioè tu nella vita devi giocare con le carte che ti sono state date. A un certo punto uno fa una scelta. La scelta o la fai oppure ti viene imposta, no? E alla fine poi devi andare avanti con quello che hai e devi essere orgoglioso di quello che sei. E beh, la destino ha voluto che io fossi un piede. E beh, io sono un piede, signori. Io sono un piede. E lo dico ad alta voce, non ho paura. Bravo! E non mi sento da meno di nessuno. Bravo. Non mi sento da meno di nessuno rispetto a un capezzolo. Non mi sento di meno rispetto a un cervello. Io voglio essere piede, perché non è che possiamo essere tutti cervelli nella vita.
È giustissimo, ecco perché lei non sarà squalificato. Continuiamo con chi vuole essere un cervello. Eccoci. Fantastico, ti è venuta in mente la domanda? No, perfetto, la domanda la farà lei. Ah, la domandona. Quante cellule ci sono in un cervello adulto? Chi risponde correttamente sarà un cervello, e lo sappiamo tutti che è l'organo migliore di tutti. Io direi 100. No? Va bene, grazie! Buona serata! Bene, questa era The Science Experience! Grazie per essere stati qui. Allora, ringraziamo nuovamente ovviamente la Biblioteca Marconi per l'ospitalità, Forma Scienza, l'Università Sapienza per aver organizzato questo evento che è il primo di una serie di tre, quindi intanto vi ricordo i prossimi appuntamenti con The Science Experience che saranno venerdì 20 maggio e venerdì 27 maggio sempre alle 18.30 qui. Approfitto anche per una piccola incursione promozionale per noi, appunto noi siamo i Bugiardini. Possiamo avere una musica pubblicitaria? Ta ta ta. Appunto, ci trovate sui canali social, su Facebook come Improvvisazione Teatrale Bugiardini, su Instagram come i Bugiardini, mettete un mi piace, seguiteci. Vi anticipo anche che appunto la prossima settimana saremo impegnati con un evento, un festival internazionale completamente dedicato all'arte di creare spettacoli sul momento senza copione, quindi se volete trovate maggiori informazioni sul nostro sito www.bugiardini.it. Grazie Fabrizio per il supporto da Jingle. Noi vi ringraziamo e vi presento i protagonisti di questa serata, a cominciare dal nostro splendido musicista Gianluca Massetti, Fabrizio Robello, Patrizio Cossa, Silvia Cox e la vera e Giuseppe Marchelli. Grazie. E la vera protagonista di questa serata, Silvia Di Angelo Antonio. Grazie. Grazie. Bene, appuntamento a tra due venerdì. Grazie. Buona serata. Grazie.